Popolo di YouTube, buonasera da parte di Chris Drake. Oggi possiamo, adesso possiamo continuare la nostra serie di Horizon 2 Forbidden West. Eravamo rimasti che dovevamo partire a cercare l'intelligenza artificiale di Poseidone. Test della registrazione. Credo di avere abbastanza risorse per tutto. E noi possiamo... Dagli 10! Beh, ma se io prendo la scorciatoia da questa parte... E intendo dire questa scorciatoia. Bel tramonto. Questo era l'altro nemico che c'era in Horizon 1 molto forte, che in un certo senso fungeva da boss finale, se la memoria non mi inganna. Chiamavo il nostro cinghialone capace di teletrasportarsi. E... let's proceed. Vabbè, nel frattempo ho fatto delle secondarie. Però... posso attaccarla con l'acido? No, qui c'è troppa gente pericolosa. No, c'è pure il Behemoth, il colosso. Evitiamoli sti nemici, cioè. Il colosso è troppo. Un nemico di livello 25 proprio. Non devo neanche pensare di farlo. Qui mi sa che. L'unico piano qui mi sa che è la fuga. A meno che non riesco a sgattaiolare senza farmi beccare. In qualche modo ce l'ho fatta. Adesso fischio e mi ritrovo il cinghiale dietro, che è riuscito a passare senza farsi beccare a causa della magia. Eh? Che tattica. Ecco, se ci sono questi nemici qua presi singolarmente, ci posso anche provare. Questi sembrano di un livello inferiore al mio, quindi... C'era un momento, l'ho superata la zona. How is it even possible? No, almeno questi qua voglio provare a farli fuori. Ok. Cioè dovrei averceli davanti, eppure non ci sono. Ho un certo la cornuta.
Qui è pieno di animali. Ma io non riesco a capire perché i... questi nemici qua non me li individuo neanche. Cioè, pure dovrebbero... Cosa ho ucciso? Ho certo la cornuta di nuovo. Boh. Almeno uno di quei nemici lì di ghiaccio volevo farli fuori, eh. Però... hanno deciso di non spawnarsi, quindi... rispettiamo la decisione di non spawnarsi. Un'acqua da un colore poco rassicurante. Devo essere vicina al segnale. La capocciana non hanno sperato. Ma ecco che arrivano due smeri. Mi hanno inseguito fino al campo. Oh, eccola qua. Talana. Allora ce l'hai fatta. Grazie al passaggio segreto dalla tua base. Notevole. Passaggio segreto? Meglio non dirlo troppo in giro. Se non volete un sacco di Oseram tra i piedi. E tu chi sei? Ragurt, ricognitore della carovana. Dice che Amadi sarà qui. Si è unito alla nostra spedizione appena prima che entrassimo nel tunnel. Dopo che ci siamo accampati, ho esplorato un po' la zona. Ho anche offerto dei tributi ai Tenacte per aver sconfinato nelle loro terre. Amadis mi ha chiesto di informarmi su un posto chiamato L'Orrore. Cosa hai scoperto? Soprattutto che era il luogo in cui i Tenacte portavano i prigionieri. Si trova molto più a ovest, vicino Nera Spina, capitale del clan delle Paludi. Poco dopo è partito per raggiungerlo. Da solo? L'ho messo in guardia, ma non ho voluto sentire ragioni. Cos'è successo dentro il tunnel? Niente di che. La nostra squadra si è divisa in due gruppi per passare. E in questo campo sono tutti del primo gruppo. A parte qualche passaggio buio, era tutto tranquillo. Non so cosa sia successo al secondo gruppo, ma noi l'abbiamo scampata. Ti conviene andare a parlarne con Porgov. Lui ne sa molto più di me. Amadis ti ha spiegato perché voleva andare all'Orrore? Purtroppo no. Non ha mai detto più di tanto. Tipico. Ti sembrava stesse bene? Più o meno. Mi è sembrato scosso quando ha saputo che il tunnel era crollato. E comunque, qui lo eravamo un po' tutti. Fai il ricognitore, quindi. Cosa puoi dirmi sulla zona? Vediamo un po'. A sud ci sono tre Oseram che scavano tra le rovine nel deserto. Chi altro c'è? Intanto ci sono quelli che abbiamo seguito fin qui. E poi un sacco di altra gente. Si è staccata appena abbiamo attraversato il tunnel. Cercatori, esploratori e ogni sorta di avventurieri. Ma si può sapere quanti eravate? Troppi per contarci, questo è sicuro. Tempo fa ho visto anche dei ribelli. Stavano pattugliando il deserto. Ho saputo tutto sulla ribellione dai Tenact di Lanciardente. È la capitale del clan del deserto, su a nord. Si direbbe che tu conosca bene la zona. È lavoro. Ok. Grazie. È d'aiuto. Vi auguro di trovarlo. Bene, io andrò a Nera Spina. Vediamoci lì. Aspetta. Che? Sei pronta ad attraversare l'intero territorio Tenact per quell'uomo? Senza esitare. Ovvio. È da solo nell'Ovest proibito. Sono in pensiero. Credo ci sia di più. Ti raggiungerò alla capitale delle Paludi. Tu però... mi dirai chi è veramente Amadis. Bene, mi nasconderò a nord del villaggio. Ti aspetto. Sì, eh. Tutta roba secondaria. Che però...
ci sono capitato per caso, quindi... Qui non c'è altro al di fuori di un banco da lavoro e di un... ed una cassa per lo storage. Ci penserò per i cavoli miei. Fuori dalle telecamere. Off camera, diciamo. Comunque... È stato comunque abbastanza interessante scoprire questo posto. Oh, ma quello è un collo lungo. Altro collo lungo. E a giudicare dalla prospettiva... potrebbe essere lontano, ma non troppo, eh. Sono quelli alfa, però. Saranno un pochetto più pericolosi. Stavolta gli esploderà addosso. Vi faccio esplodere il culo! Madonna mia! Se ce la faccio a fare il colpo critico su questo, non sarebbe male. Ok. È uno scavazzanna alfa andato. Doppia reazione a catena. Debole contro il ghiaccio, allora. Ok. Intanto purtroppo ho paura che la mia cavalcatura ci ha rimesso le penne. Ma siccome è fatto di metallo, devo dire ci ha rimesso le piastre di metallo. Oh, 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 oh. Che burlone che sono. Però, come ho detto in un
in un episodio precedente, ogni tanto qualche battuta cringe bisogna farla. Proprio una frase da dire prima di distruggere uno scorpione. Distruggere, vabbè. Uccidere. Anche se non è proprio la parola più raccomandata da dire su YouTube. Però l'ho detta lo stesso. Questo potrebbe essere l'ultimo ricordo della mia cavalcatura. Sono quasi commosso. Ma quello è un tornado di sabbia. È un diavolo del deserto. Aspetta un attimo. Magari faccio qualcosa di stupido, eh. Oh oh. Non è affatto stupido quello che sto facendo. Solamente che bisogna... Senti che corrente. Ho come presentimento che bisogna usarlo, che bisogna sfruttare uno di questi diavoli di sabbia per raggiungere il collo lungo. Il problema è che non c'è nessun diavolo del deserto vicino al collo lungo. Perché non sarebbe male. Campo Oseram, direi. Che ci facevano, sì, da queste parti? Ho capito con Campo Oseram, però... Non mi piace. Meglio dare un'occhiata. Devo scoprire cosa facevano gli Oseram qui. Riavvio del sistema. Posso ripararlo usando l'over. È troppo difficile arrampicarsi sulle zampe. Devo trovare un altro modo. Devo scoprire cosa facevano gli Oseram qui. Il vortice di sabbia è più vicino al collo lungo. No, no. Era più vicino al collo lungo. Si è formato un turbine di sabbia. Grandioso. Ma prima, quando ho cercato di salire il tubo di sabbia e facevo paracadute, aveva sollevato, perché adesso non ha funzionato? Quest'arma spara ancore? Cercavano di abbattere quel collo lungo. Poi le macchine devono averli interrotti. Se solo potessi salire per controllare i danni. A meno che non abbatta il collo lungo io stessa. Così lo riparerò a terra. Non un lavoro di fino, ma...
meglio che niente. Ecco un'altra vittima delle macchine. Se non costa poco. Scintillo col... Sì, ok, ma... Come faccio contro, tra virgolette, il collo lungo? Perché... Devo attaccare un'ancora ai punti deboli della corazza per appesantire. Ha dato l'allarme. Servono altre ancore. Le ossa non devono aver piazzato altre balliste nell'area. Devo solo provare. Ci siano altre ancore da sparare. Devo trovarle e usarle per abbattere il collo lungo. Ecco, quello è il nemico che volevo far fuori. Vabbè, quella è la controparte acida. L'acido. Ho già usato quella ballista. Devo cercarne altre qui in zona. Una ballista può aiutarmi contro queste macchine. Dovrò controllare come io l'acqua non ce l'ho. Ma non c'è una parte che innesca una reazione a catena? Col fulmine, ma non ce l'ho il fulmine. Mi ha fregato. Un'altra ballista. E alle ancore che mi servono. Penso che in zona ci siano altre ancore da spiegare. Devo trovarle e usarle per abbattere il collo lungo. Thank you.
Porca miseria. Mi ammazza con l'ascio sto stronzo. Ah no, mi ha ammazzato con l'ulungo, mi sa. E io che volevo fare la cosa di Poseidone. Porca miseria. Ok. A fatica ma l'ho steso. Me l'aspettavo più debole. È anche vero che non avevo le armi giuste per affrontarlo. Quindi è ovvio che ho fatto fatica. Poi se non uso la trappola elettrica sono un fenomeno. Questo lanciapunte l'ho usato. Devo usare l'altro, quello che era più in qua. E qui devo aspettare che fa il giro. Scorpione croccante. Però cavolo, ci mette una vita a fare il giro, eh.
Ci stai mettendo troppo a fare il giro, signor Collo Lungo. Un'altra sarà sufficiente. Altre macchine. Devo muovermi. No, cavolo, odio sto nemico. Posso tornare a combattere. Era debole al ghiaccio? Ok. Meno quello, dai. Però c'è comunque i... Oh, sta calmino, eh! Tu sei diverso dall'altro. Ok, uno di due è andato. Una reazione della catena di l'ho scatenata. Ok. Mi stanno facendo sudare questi nemici. Prossima battaglia. E io che volevo andare a me. E io che volevo portarmi avanti con la mia quest primaria. Invece sto facendo questa enorme, questa secondaria che mi sta facendo. Mi sta generando qualche grattacapo di troppo. Allora. Dovevano esserci tre baliste, giusto?
ma devo trovare la terza. Ho già usato quella ballista. Devo cercarne altre qui in zona. Damn it. Pensavo che avrebbe dato qualche suggerimento su dove è la terza balista, ma non è così. Perché questa è la seconda. Dov'è la terza? Sia quella? No, l'ho già usata, mi sa. Sì, già usata. Eccola la terza. Un'altra ballista. E le ancore che mi servono. Beh, ci metterà una vita a raggiungermi. Ci sta mettendo troppo per raggiungermi. Poi ci sono io che mi rincoglionisco nel tentativo. Ho già usato quella ballista. Devo cercarne altre qui in zona. Perdonami, bestione. Beh, in un certo senso tiri giù il collo lungo. Beh, non è morto, semplicemente a terra. Dai. Alla fine ne valsa la pena. Stare sopra un collo lungo rimane sempre un'esperienza bellissima. Ma ora ti devo salutare, bello.
Ora posso proseguire con la missione? Sarebbe bello. A che punto sono con la registrazione? Sarebbe bello se uno di questi troppo lontano. Vado verso il polo sconosciuto, che forse è meglio. Stupidi deserti vuoti. Aspetta, tu cos'eri? Un avamposto dei ribelli. Io proseguo per la storia principale qua. È vulnerabile al gelo. Io non so se posso eseguire l'override sulle controparti alfa. Perché se posso fare l'override sulle controparti alfa sarebbe mitico, ma no, niente. So dove l'ho fatto con poca delicatezza, eppure. Cioè, mi state dicendo che questo è ciò che rimane di Las Vegas? Beh, a parte che il mio cinghiale si sta divertendo, ma se questa è Las Vegas, beh, ha fatto veramente una brutta fine sto posto. Cerco un ingresso nel sotterraneo delle rovine. Cioè, tra tutti gli edifici che dovevo controllare, proprio, sì, Las Vegas, Nevada. Qualcuno è passato di qui. La Torre delle Lacrime. Ammazza che bel riflesso.
Sembra che ci sia qualcosa dietro quel telo. Un momento per vedere la registrazione. Oh, c'ero quasi. Ero così vicino. Ad annegare forse, ma non alle braccia. Morrund, è finita. Non ci penso neanche. Allora morirai. Da solo. Perché noi non restiamo qui a ripescare il tuo cadavere. Basta. Il destino del visionario era appeso a un filo. Avrebbe scelto la vita o ceduto alle fatali illusioni. Salve. Quindi c'è un'antica città nel deserto... sommersa. Ad un tratto ecco che apparve una lanciera. Sì, bene. Non c'era bisogno di narrarlo come se fossi. Vabbè. È sicuro. Che cos'è? Io la chiamo bolla marina. Modello 1. Il modello 2 era meglio, ma è rimasto bloccato laggiù. Il tubo dell'aria si è impigliato. Hai usato quella? Già, ma non mi aspetto che una profana capisca. Perché è un'ottima idea. Ah, scusate, ti posso ricordare che ci sei rimasto bloccato dentro e quasi annegavi? Dovrebbe essere portatile, però. Una rotola di macchina, forse? Servirebbe un filtro. Una membrana sintetica. E un tubo per la... capsula d'aria compressa. Pinze e martello. Insomma, che succede qui? Vieni. Si capiscono. Però. Lei è una straniera. Hai un nome? Aloy. Morlo. Adesso non lo è più. Problema risolto. Vieni. Ho i progetti originali proprio qui. Oh, un attimo. Prima avrei un paio di domande. Va bene. Socia. Socia? Allora, io interrompo qui la registrazione perché devo ascoltare un messaggio vocale di un mio amico, devo fare una pisciata, devo fare altre due o tre cose. Però appena faccio queste cose, riprendo subito a registrare il nuovo episodio. A dopo, gente.